Nel marzo del 2019 un ulivo, simbolo di pace e di giustizia, fu piantato davanti al tribunale di Crotone e, nell'area limitrofa, anni dopo fu posta anche una stele che ricorda il commissario Luigi Calabresi, a cui è intitolata la piazza dove sorge il Palazzo di Giustizia. Giovedì 9 novembre del 2023, invece, è stata scoperta la targa, donata dallo stesso comune di Pallagorio al tribunale, come ringraziamento per il lavoro svolto. Noi ci siamo e la cosa bella di sapere è che dietro di noi, dietro l'amministrazione, dietro i cittadini ci sono chi ci tutela, chi ci garantisce e ci preserva la libertà. Un dono da parte di tutta la comunità di Pallagorio. Assolutamente sì, quando parliamo di amministrazione comunale parliamo dell'intera collettività, l'intera comunità che è stata ben lieta a fare questo dono, quindi ci siamo privati di un albero che comunque ha intorno ai 50 anni, ma vederlo qui rigoglioso e già con i frutti è cosa già alquanto bella, è una grande soddisfazione. E le tre comunità Arbrèche della provincia di Crotone nelle scorse settimane hanno incontrato il presidente dell'Albania, un legame forte dove vanno preservate le tradizioni di Pallagorio oltre che di Carfizzi e San Nicola dell'Alto. Assolutamente sì, è stato uno dei già il secondo incontro che abbiamo avuto con il Presidente della Repubblica, ce ne saranno altri. Ci stiamo preparando per i festeggiamenti del centenario di Anselmo Lorecchio che sarà a marzo 2024. È un modo per restringere, sicuramente per ricordarci quali sono le nostre tradizioni e le nostre origini, ma è un modo per creare quelle sinergie fattive e propositive con una ricaduta più univoca, quindi sia per noi, i nostri concittadini, sia per gli albanesi stessi, insomma creare questo ponte che ci unisca sempre più. In conclusione, tra le tradizioni di Pallagorio vi è anche appunto la coltivazione degli alberi d'ulivo, ma come sta andando ultimamente? E vi saranno le nuove generazioni che si occuperanno, secondo lei, dell'agricoltura? Allora, io dico che noi stiamo facendo un gran lavoro a mantenere sì che ci siano le tradizioni e sicuramente noi, il nostro comune è basato su una tradizione contadina, zootecnica, di piccoli artigiani. Sì, c'è un ricambio generazionale, c'è tanta gente, tanti ragazzi che sono vicini e questo è un bene. Magari non più la gente fa come unica forma di sostentamento sicuramente, però anche come secondo lavoro la cosa importante è che comunque i nostri terreni non si inselvatichiscano e quindi far sì che ci siano le coltivazioni come la coltivazione dell'olivo che è quella più importante nel nostro territorio e questo è solo un bene per il nostro territorio e per la nostra comunità. Noi siamo molto grati al Comune di Pallagorio che ci ha fatto questo graditissimo dono, segno anche di quello che ci spinge sempre a lavorare e a dare il massimo, cioè quello di fornire un servizio adeguato, sempre migliore alla collettività nel territorio in cui siamo chiamati a svolgere il nostro lavoro. Per noi è elemento di grande conforto, momento di grande soddisfazione vedere che le comunità recepiscono quello che noi facciamo. Talvolta il nostro lavoro può risultare difficile da comprendere o insufficiente, e talvolta lo è anche, però vedere che ci sono segni di gratitudine, di riscontro a quello che facciamo, ovviamente ci riempie, lasciatemelo dire, di orgoglio. Un ulivo che è sempre una manifestazione per la pace. Certamente, l'ulivo rappresenta la pace. Noi siamo orgogliosi di averlo donato al Tribunale di Crotone in segno di pace, di giustizia, di tutte quelle belle cose che poi la magistratura di Crotone effettua. Siamo stati ben felici perché hanno scelto noi come amministrazione, come comune, di aver dato questo ulivo. Stamattina abbiamo fatto una bellissima targa e la impianteremo, ora la
ci sarà l'inaugurazione e siamo orgogliosi di questo, perché Pallagorio, paese dell'olivo, paese dell'olio, quindi c'è una certa relazione tra tutte le cose. A tal proposito, come sta andando la produzione di olio a Pallagorio? Allora, quest'anno, grazie a Dio, rispetto all'anno scorso, sta andando molto bene, anzi direi benissimo, perché c'è una grande quantità e la gente sta andando, aiutata anche poi dalle bellissime giornate, quindi la gente sta andando ogni giorno, donne, bambine, e siamo fiduciosi quest'anno. Cosa che non è stato purtroppo per il vino, perché abbiamo questa grandissima handicap dei cinghiali che hanno mangiato tutte le vigne, quindi siamo molto, molto tristi, perché Pallagorio è il paese dell'olio e del vino buono, vino non ne abbiamo. L'ha voluto fortemente, ma noi dobbiamo dire grazie per la presenza e per essere veramente al nostro fianco.